C'è un antico inno in onore della Madre di Dio che recita così: gli oratori brillanti, come pesci sommuti per te, o genitrice di Dio, del tutto incapaci di dire il modo in cui madre e vergine tu sei. E se è impossibile, come dire, cantare nella totalità la grandezza di Maria, ci è dato di elevare inni, lodi e benedizioni in suo nome. Ed è veramente giusto proclamare beata te, o Maria, che sei più alta dei cherubini ed incomparabilmente più gloriosa dei serafini. E come all'occhio umano è impossibile fissare il sole, così alla parola umana è impossibile cantare tutta la santità di Maria. Perché questo? Perché oggi, dire il vero, sono anche un po' emozionato nel presentare la figura di Sant'Antonio, perché io sono stato parroco della parrocchia di Sant'Antonio di Padova a Peschici per ben 9 anni, è vero padre Gregorio, sono stato il tuo parroco. E questa figura così rivoluzionaria, un po' incastrata anche in un devozionismo troppo riduttivo, ed è importante a partire dai suoi scritti e soprattutto i suoi scritti in onore della Santa Madre di Dio, con tanta carica spirituale ma anche con tanta profondità, intelligenza spirituale e con profondità di dottrina. L'uomo, il predicatore che ha sminuzzato, ha spezzato il pane della parola in maniera semplice, in maniera comprensibile a tutto il popolo. E la sua grande predicazione si inserisce in un contesto sociale molto difficile, forse più difficile di quello che noi attraversiamo oggi. Le tante lotte all'interno della società del tempo, ma anche le tante contraddizioni e le tante divisioni all'interno della Chiesa del tempo, ha saputo essere punto di unione per l'annuncio del Vangelo con parresia, con libertà evangelica, ma anche ha spronato la società del tempo e soprattutto i potenti del tempo ad assumersi le proprie responsabilità davanti alle tante miserie umane. L'uomo della parola, l'uomo della predicazione, ma anche l'uomo concreto, l'uomo che aveva a cura il bene di tutto il popolo e soprattutto dei più poveri. Ed è una figura sicuramente che va rilanciata, perché un santo giovane, abbiamo ascoltato anche dal video, no? A soli 35 anni muore, ed è bellissimo ascoltare anche l'ultima sua volontà. Ci voglio morire, dice Sant'Antonio, nel nido della povertà. Morire nel nido della povertà, il luogo dove, stimolato, provocato anche dalla figura di San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio nella povertà ha saputo dispensare la ricchezza della parola di Dio e dire una parola chiara anche sulla realtà sacramentale, soprattutto dell'Eucaristia, in un periodo in cui veniva anche messa, come dire, in discussione la presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento. Con forza annuncia il centro della fede, con forza si fa promotore di giustizia, con forza si fa promotore del bene comune, del bene di tutti. Allora guardiamo a questo santo giovane,
Guardiamo con gli occhi di Sant'Antonio la figura di Maria. Sicuramente il segreto della sua grande predicazione, il segreto del suo grande amore per la Chiesa e per i poveri, il segreto per il suo grande amore per la parola di Dio che ha annunciato con grande sapienza e con grande dottrina, lui l'ha trovato nel contemplare il volto della sempre Vergine e Madre di Dio, Maria, che è lo scrigno, il suo cuore è lo scrigno prezioso dove sono contenute le verità riguardanti Gesù. Maria, ci dice, c'è proprio il Vangelo, meditava tutte queste cose nel suo cuore, il suo cuore, lo scrigno preziosissimo della sapienza, che travalica la sapienza libresca dei libri, delle biblioteche, degli grandi approcci ideal pensati, ma la sapienza che parte dal cuore, la sapienza che parte dall'amore. E proprio oggi il Vangelo di questa domenica ci invita ad accogliere Gesù come via, verità e vita. Questa mattina abbiamo ministrato, abbiamo celebrato la prima comunione di 28 bambini nella nostra comunità parrocchiale, una grande festa, una grande gioia. E l'accesso alla verità passa attraverso la comunione, non attraverso le teorie. Si accede alla verità attraverso la comunione. È la verità perché la verità si esprime in maniera comunionale, che la verità diventa vita, come è stato nella vita di Sant'Antonio. Sant'Antonio, grande studioso, ma la sapienza e la predicazione a servizio del popolo, a servizio del bene di tutti. Allora in questo periodo di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù accogliamo e facciamoci amico questo grande santo, liberiamolo dal riduzionismo del santino, no? Perché l'ardore della sua predicazione possa far vibrare e infiammare nuovamente i nostri cuori. La predicazione di Sant'Antonio di Padova può essere paragonata un po' al dialogo di Gesù risorto con i discepoli di Emmaus. Quando parlava, faceva ardere il cuore dei dotti e dei semplici, delle persone istruite e di tanta gente che con l'occhio penetrava e ammirava il volto di Maria e di Gesù, del resto come il nostro caro e amato San Pio, con l'occhio sempre rivolto a Gesù e a Maria. Sono state, se non sbaglio, no, le ultime invocazioni, il nome di Gesù e di Maria sulle sue labbra prima di passare da questo mondo al Padre. Allora accogliamo Gesù oggi per mezzo della testimonianza di Sant'Antonio e di Maria Santissima, venerata nella nostra cara San Giovanni Rotondo con il titolo di Madonna delle Grazie. Accogliamo Gesù, via, verità e vita.